Uè, è un bel po' che non faccio un bel contenuto divisivo che scontenta tutti e mi rende contemporaneamente un venduto di destra e di sinistra. Beccatevi sto bel mattone spaccacoglioni. 7 fake news sul conflitto israelo-palestinese. Perché far 3 video dell'infiltrato di fila? No, sarebbe troppo semplice. Ogni tanto ci vuole un po' di noioso fact-checking che non interessa a nessuno. Non so se ve ne siete accorti, ma è in corso l'ennesimo conflitto che per la sua crudezza ha monopolizzato l'opinione pubblica. Si è sciolta la Bobo TV. Ma non è di questo che voglio parlarvi oggi. Oggi vi parlo del recente inasprimento del conflitto tra Israele ed Hamas, l'organizzazione terroristica attiva in territorio palestinese. Non parlerò di guerra né di questioni strettamente politiche o sociali, non vorrei mai rischiare di rubare il lavoro a Novalexio, Shai e Geopop. Mi concentrerò sulla guerra della disinformazione che, puntuale come un orologio svizzero, anche in questo conflitto si è presentata sulle scene. Insomma, così, per rubare invece il lavoro ai fact-checkers, tanto quelli stanno già tutti sul cazzo. Secondo una recente indagine di NewsGuard, piattaforma da cui ho avidamente attinto per fare questo video, così come Open Facta e tutte le fonti internazionali che trovate in descrizione, i social media tutti, Facebook, TikTok, X, sono letteralmente inondati di contenuti volti alla disinformazione sul conflitto in corso, nonostante tutti questi giganti della tecnologia abbiano affermato di voler porre un freno a questo tipo di disinformazione. In compenso, i miei contenuti vengono continuamente eliminati ed io shadowbannato a manetta. Good job, TikTok. Good job. Il problema è, da un lato, che sia umanamente impossibile controllare tutti i contenuti che vengono condivisi ogni giorno, e ad oggi gli algoritmi di individuazione sono piuttosto fallibili in questo senso. Dall'altro lato, è umanamente impossibile controllare tutti gli influencer che condividono queste fake news, rendendole quindi credibili al pubblico. Pensate che su X, ex Twitter, il 74% della misinformazione è condivisa da profili verificati, quelli con la spunta blu, tra cui il mio. Scherzo, io manco ci sono su Twitter, io la disinformazione preferisco farla alla vecchia maniera, attaccando gli sticker nei cessi dell'autogrill. Sono un romantico, mi piace il profumo della carta. Insomma, ad oggi girano già oltre 50 narrazioni false, messe in giro da oltre 150 siti dedicati, a cui si uniscono tutte quelle varie sfumature male interpretate che contribuiscono a polarizzare eccessivamente il discorso. Motivo per cui oggi vi porto 7 tipi di disinformazione che circolano sul conflitto tra Israele ed Hamas. Io vi direi sempre solo la verità, come potrei mai mentirvi? Oh, guarda che bella faccia pulita, vi fidate di me? E fate male, non dovete, ed è per questo che vi metto le fonti in descrizione, non bisogna mai fidarsi di nessuno. Ho sentito che di recente c'è un tizio che mi somiglia che va in giro a spacciarsi per me, un certo Piff, un ex Iena. Lasciamo stare, va. L'Ucraina ha venduto armi occidentali ad Hamas. I tanti successi dei film crossover come Avengers e Justice League devono aver ispirato i disinformatori online, che hanno deciso di inventarsi una bellissima trama che ha molto appassionato i complottisti, che unisce l'Ucraina ad Israele, inventandosi un traffico di armi dai primi ad Hamas. Armi, tra l'altro, donatele dagli occidentali. Tutto nasce da un video diffuso sui social network in cui si vedono sedicenti terroristi di Hamas intenti a mostrare armi ringraziando l'Ucraina. Alcuni account russi hanno colto la palla al balzo, pubblicando un video all'apparenza della BBC, affermando si trattasse di un servizio condotto dagli investigatori di Bellingcat sul traffico di armi occidentali verso Hamas. Peccato si trattasse di un pezzotto con il logo applicato in post-produzione, visto che sia la BBC che Bellingcat hanno affermato di non c'entrare nulla con la pubblicazione. Oltre a ciò, ad oggi nessuno ha ancora presentato accuse formali oppure portato delle prove concrete di questo presunto traffico e gli esperti di commercio di armi affermano che sia quanto improbabile che l'Ucraina abbia in qualche modo smerciato le armi indirizzate dagli stati occidentali da febbraio 2022. Le esercitazioni con Photoshop. La nuova frontiera della disinformazione, si sa, è l'intelligenza artificiale, ma per alcuni va bene anche la vecchia frontiera, Photoshop. Per i più esigenti c'è un mix delle due. In questo modo è possibile far circolare foto delle forze di difesa israeliane con in mano bandiere cariche di svastiche naziste, che ovviamente in origine non erano bandiere cariche di svastiche naziste. Ma poi io dico, raga, cioè, ma Israele che pubblicamente supporta il regime che ha sterminato milioni di ebrei? Ma davvero? Cioè, come se un romano pubblicamente supportasse la carbonara con la panna.
ma è anche possibile rendere Cristiano Ronaldo il testimonial per il supporto alla causa palestinese, naturalmente a sua insaputa. Ad esempio, piazzandogli in mano bandiere che in realtà erano state tenute da calciatori marocchini, scrivendogli sulla canottiera Free Palestine al posto della più esotica Madeira e ripubblicando un video di 7 anni fa dedicato ai bambini siriani. Ma c'è anche chi esagera e vuole fare le cose in grande, facendo calare sullo stadio dell'Atletico Madrid una mega bandierona realizzata con l'intelligenza artificiale. E niente, io so già che tra qualche giorno vedremo Cristiano Ronaldo su un carro armato che guarda con una granata in mano la camera dicendo «Ti aspetto!». Il cinema palestinese, Hollywood. Avete mai sentito questo nome? È una recente teoria del complotto che vuole minimizzare le violenze ai danni della popolazione palestinese. Il meccanismo è molto semplice. Si mette in giro la voce che i palestinesi stiano producendo dei video falsi per impietosire i paesi occidentali e poi si cercano delle clip che possano essere utilizzate a tal scopo. Hanno persino inventato un nome per i presunti attori, i Crisis Actor. E così si condividono video presi da proteste studentesche egiziane di 10 anni fa e si spacciano per propaganda di Hamas che inscena finti morti a Gaza. Si trovano persone che si somigliano vagamente, si dice che siano la stessa persona a distanza di poche ore, quando in realtà hanno età differenti, nei e vivono in due regioni diverse. Si condividono riprese di film dicendo che sono dietro le quinte delle riprese di Hamas. E si usano foto di Halloween per sostenere che i cadaveri non esistano, ma siano giovani intenti a scambiarsi foto su WhatsApp. E niente. Vorrei poter dire che in questi 2 anni di YouTube ne ho viste troppe per stupirmi. Però ancora non capisco come ci sia gente che solo perché ha avuto il culo di nascere in un paese ricco in cui non ci sono guerre da decenni, non riesca a mettersi nei panni o a comprendere che possono effettivamente avvenire tali atrocità in quei paesi in guerra. I soldi a stelle e strisce. Questa è una strategia comunemente adottata da chi vuole inquinare un dibattito. Si parte da un fatto vero, appurato e comunemente accettato e lo si dirotta per andare a indignare e a polarizzare il discorso. Ad esempio, è vero che gli Stati Uniti foraggiano Israele con aiuti militari, ogni anno gli danno oltre 3 miliardi di dollari, ed è anche vero che Biden ha già affermato di star preparando un ulteriore carico per il conflitto odierno. Non è invece vero che abbiano deciso in fretta e furia di donare 8 miliardi di dollari per riuscire a schiacciare la Palestina in pochi giorni. E se da semplice gossip da bar si passa alla produzione di un documento falso e formattato per assomigliare agli altri documenti ufficiali della Casa Bianca, beh, diciamo che da maliziosi si passa ad essere dei professionisti falsari che manco Lupin III. Gli aiuti musulmani. Un altro filone narrativo è quello che vuole acutizzare la distanza tra il blocco arabo e i paesi occidentali. Ricadono in questa narrazione fantomatici generali occidentali catturati da Hamas, scambi di prigionieri tra Iran e Stati Uniti pagati dagli USA coi soldi dei contribuenti, non c'è niente che indigni più dei soldi dei contribuenti, oppure vagonate di aiuti umanitari raccolti dai paesi arabi per la Palestina. Ad esempio, è circolato parecchio un video che riprende una coda interminabile di veicoli in mezzo al deserto accompagnato da scritte inneggianti le vagonate di aiuti umanitari raccolte dai popoli musulmani in solidarietà con i palestinesi. E qua i problemi sono due. Intanto il video è falso, comunque è decontestualizzato, perché è un video di 2 anni fa di aiuti umanitari portati dal governo egiziano alla striscia di Gaza. E dall'altra distorce la percezione delle cose, perché fa sembrare che arrivino un sacco di beni in Palestina, mentre in realtà la realtà è l'opposta, c'è una grande scarsità. Nel senso, alcuni camion sono entrati veramente, anche pochi giorni fa, ma ci vuole ben altro che 50 camion a sfamare un'intera popolazione sotto embargo. C'è poi chi, oltre agli aiuti umanitari, propaganda di spedizioni di auto beduine intente ad attraversare il deserto, cariche di egiziani pronti a combattere in Palestina che manco i turisti in cerca di spazio sulla riviera romagnola a Ferragosto. È peccato però che quelle non siano auto cariche di beduini che vanno a combattere in Palestina, ma il risultato del montaggio di 2 video di un paio di anni fa. Uno relativo a una spedizione in Libia e l'altro una ripresa in concomitanza di una corsa di cammelli, che a meno che siano i cammelli di Metal Slug con i cannoni sulle gobbe, difficilmente stanno andando a combattere in Palestina. L'avvelenamento del pozzo, inteso metaforicamente, no? Quando si condividono atrocità al solo scopo di indignare e polarizzare il discorso. E il problema non è la condivisione, cioè quello è il normale giornalismo, comunque condivisione di notizie di interesse pubblico. Il problema è chi crea le narrazioni false o comunque i mass media che condividono le cose senza verificare le notizie, quindi poi fanno in modo che queste rimbalzino in giro per la rete e vengano utilizzate come un'arma da chi vuole solamente sottolineare il proprio partito preso.
E quindi va a finire che non si capisce più cosa sia vero e cosa no. Crimini di guerra siriani del 2013 spacciati come opera di Hamas dell'altro ieri. Video goliardici di scherzi ai parenti spacciati come bambini israeliani tenuti in gabbia. Bambini siriani spacciati per vittime dei soldati israeliani. Bambini siriani in lacrime spacciati per palestinesi. E niente, ho già detto tre volte bambini, ormai so già che stanno arrivando. Li sento in lontananza, è inevitabile. Qualcuno pensi ai bambini! Una foto vera di un bambino carbonizzato spacciata per finta e generata dall'intelligenza artificiale, cui come prova di questa generazione dell'intelligenza artificiale viene postata una foto con un cane generato dall'intelligenza artificiale. Un casino, non si capisce più niente. Un po' come questo punto della lista, perché è questo che fa la disinformazione. Un casino. Le manifestazioni. Un altro fenomeno cui stiamo assistendo è quello volto a falsificare il consenso nell'opinione pubblica, o comunque diciamo il livello di attivismo nel mondo attorno a un determinato fenomeno. Come? Si prendono video di manifestazioni o cortei con migliaia di partecipanti che non c'entrano nulla col conflitto in Israele e si spacciano per manifestazioni a favore di una o dell'altra parte. Tifosi del Palmeiras in semifinale di Libertadores spacciati per un corteo pro-Palestina a Parigi. Manifestazioni a Chicago di anni fa spacciate come recenti. Scontri tra Novax e polizia durante il lockdown a Barcellona spacciati per manifestazioni pro-Palestina. Finte campagne di beneficenza a sostegno di una o dell'altra parte. Che voglio dire, ogni occasione è buona per fare un po' di quattrini, no? Ad esempio, questa qui è una manifestazione a Londra a sostegno del canale di Gross. Ve lo giuro, se volete sostenermi, iscrivetevi al canale, lasciate un piace, un commento, condividete i video, iscrivetevi ai miei altri social, tutti in descrizione. E questo è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino qui. Se avete segnalazioni, consigli per i prossimi video, qualsiasi altra cosa, potete scrivermi qua nei commenti o su Instagram, vi leggo e vi rispondo più o meno a tutti. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!